Consigliera Salsi, chiede di intervenire, interroga la Giunta anche su assegnazione abitazioni presso Galaxy. Ancora tre minuti. Prego. Abbondanti. Grazie Presidente. Allora, sono due settimane che quasi quotidianamente sulla carta stampata ci sono articoli che si occupano di questa vicenda legata al Residence Galaxy e al futuro trasferimento di persone in stato di bisogno all'interno di questa struttura. È da due settimane che i residenti della zona sono preoccupati per quello che sta accadendo e delle risposte praticamente contraddittorie, per non dire inesistenti, che l'amministrazione dà sempre attraverso stampa. E speravo oggi in aula di avere delle risposte certe e ufficiali. Rimane attonita e allibita di fronte all'insensibilità e devo dire anche all'incapacità del sindaco di sapere cogliere l'importanza di questo tipo di argomento. Cioè, al di là di quello che si pensi che sia giusto o sbagliato trasferire persone di qua o di là, ci sono degli oggettivi problemi che non possono essere messi in secondo piano. I residenti sono preoccupati, aspettano risposte. Io chiedo tra l'altro un'udienza conoscitiva in quinta commissione al presidente Caviano, che vorrei sollecitare ma che in questo momento non vedo in aula, perché queste persone hanno bisogno di risposte certe, chiare ed inequivocabili dall'amministrazione. Non ci possono essere articoli di giornale che un giorno dicono che gli occupanti di via Fantini e di via dell'ex Telecom e di Della verranno trasferiti nel Galaxy di via Fantin e l'articolo successivo l'assessore dice o il sindaco dice che verranno trasferite solo persone in stato di bisogno certificate dai servizi sociali. Mettiamoci d'accordo, chi è che mente, chi è che gioca sull'equivoco. Quindi io avevo chiesto con questa domanda di attualità di poter capire prima di tutto se le persone che in seguito alla certificazione dei servizi sociali e sono risultate essere in stato di bisogno, che andranno temporaneamente al Galaxy, saranno nuclei che ora occupano abusivamente stabili o li hanno occupati in passato. Si tratta di un discorso di equità sociale. È giusto che le persone sappiano chi andrà in quello stabile. C'è un altro tema legato alla struttura del Galaxy che non per necessità il Galaxy sappiamo avere appartamenti piccoli, non è dotato di un giardino condominiale. Stando alle parole dell'assessore Fattaroli, in quello stabile vanno trasferite famiglie bisognose, tendenzialmente famiglie numerose. Ora, quel tipo di stabile è adatto? Non c'è il concreto rischio di creare un ghetto, di creare un altro allarme sociale, ovvero si cerca di risolvere un problema da una parte, ma alla fine la soluzione fa più danni che l'attuale situazione. E se ritengo appunto che questo trasferimento, come già emerso dai giornali, non possa generare problemi con i residenti e con le realtà commerciali e le attività limitrofe. Allora, io credo che sia fondamentale e importante che questa amministrazione dia delle risposte veloci, chiare ed inequivocabili a questi residenti, a questi cittadini e anche a questo Consiglio Comunale. Essere presi per i fondelli con risposte che un giorno dicono una cosa, l'altro giorno ne dicono un'altra, lasciano intendere tutto il contrario di tutto, non è rispettoso di nessuno, neanche delle persone che andranno ad abitare in quello stato.